Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 4, capitoli 49, 50, 16 e 24 gennaio del 1901. Continuando a vederlo un po' adirato col mondo, io volevo occuparmi a placarlo, ma lui mi ha distratto col dirmi: la carità più accettevole a me è per quelli che mi sono più vicini, onde i più vicini a me sono le anime purganti. Perché confermate nella mia grazia e non c'è nessuna opposizione tra la mia volontà e la loro. Vivono continuamente in me, mi amano ardentemente e sono costretto a vederle in me stesso soffrire
impotenti da per se stesse a darsi il minimo sollievo. Oh, come è straziato il mio cuore dalla posizione di quelle anime, perché non mi sono lontane, ma vicine, non solo vicine, ma dentro di me. E come è gradito al mio cuore chi si interessa per loro. Supponi tu che avessi una madre, una sorella, che convivessero teco in uno stato di dolore, incapaci di aiutarsi da per se stesse, ed un altro estraneo che vivesse fuori della tua abitazione, in uno stato pur di dolore, ma che si può aiutare per se stesso. Non gradiresti tu di più se una persona si occupasse a sollevare la tua madre o la tua sorella, che è l'estraneo che può aiutarsi da per se stesso? Ed io, certamente, Signore. Poi ha soggiunto, la seconda carità più accettevole del mio cuore è per quelle che, sebbene vivono su questa terra, ma si avvicinano quasi alle anime purganti, cioè mi amano, fanno sempre la mia volontà, si interessano alle cose mie come se fossero proprie. Ora, se questi tali si trovano oppressi, bisognosi, in stato di sofferenze, ed una si occupa a sollevarle ed aiutarle, al mio cuore questa carità riesce più gradita che se si facesse ad altri. Ora Gesù si è ritirato, ed io, trovandomi in me stessa, mi pareva che non fossero cose che andassero secondo la verità. Onde, nel ritornare il mio adorabile Gesù, mi ha fatto capire che ciò che mi aveva detto era secondo la verità. Solo rimaneva da dire sulle membra da lui separate, che sono i peccatori, che chi si occupasse a riunire queste membra, molto accettevole sarebbe al suo cuore. La differenza che c'è è questa, che trovandosi un peccatore oppresso dentro una sventura ed uno si occupasse non a sollevarlo, non a convertirlo, ma a sollevarlo ed aiutarlo materialmente, il Signore gradirebbe più questo che se si facesse a quelli che stanno nell'ordine della grazia, perché se questi soffrono è un prodotto sempre o dell'amore di Dio verso di esse o dell'amore loro verso Dio. Ma se i peccatori soffrono, il Signore vede in loro l'impronta della colpa e della loro ostinata volontà. Così mi è parso di capire. Del resto lascio il giudizio a chi tiene il diritto di giudicarmi se va o non va secondo la verità. Avendo passato i giorni scorsi in silenzio e qualche volta anche priva del mio adorabile Gesù, questa mattina nel venire mi sono lamentata con lui dicendo: Signore, come non venite? Come si sono cambiate le cose? Si vede che è o per castigo dei miei peccati che mi private della vostra amabile presenza, o che non mi volete più in questo stato di vittima. Vi prego, fatemi conoscere la vostra volontà. Se non potetti oppormi quando ne volesti da me il sacrificio, molto più ora che non trovandomi più meritevole di essere vittima me ne volete togliere. E Gesù, interrompendo il mio dire, mi ha detto: Figlia mia, io con l'essermi fatto vittima per l'umano genere, prendendo sopra di me tutte le debolezze, le miserie e tutto ciò che meritava l'uomo dinanzi alla divinità, rappresento il capo di tutti. E l'umana natura, essendo io il capo innanzi alla divinità, trova in me uno scudo potentissimo che la difende, protegge, scusa ed intercede. Ora, siccome tu ti trovi nello stato di vittima, mi vieni a rappresentare il capo della generazione presente. Quindi, dovendo mandare qualche castigo per bene dei popoli per richiamarli a me, se io secondo il solito a te venissi, solo col mostrarmi teco, già mi sento rinfrancato, i dolori si mitigano. E mi succede come ad uno che sentisse un forte dolore e per lo spasimo grida. Se a costui gli cessasse il dolore, non si sentirebbe più di gridare e menar nei lamenti. Così a me succede. Mitigandosi le mie pene, naturalmente non sento più di mandare quel castigo. Tu poi col vedermi, naturalmente pure, cerchi di risparmiarmi le pene e di prendere sopra di te le pene degli altri. Non puoi farne a meno di fare l'ufficio tuo di vittima innanzi alla mia presenza. E se tu ciò non facessi, ciò che mai non può essere, io ne resterei con te dispiaciuto. Eccoti la causa della mia privazione. Non è perché voglia punire i tuoi peccati, tengo altri modi come purgarti, ma però te ne ricompenserò. Nei giorni che vengo ti raddoppierò le mie visite. Non ne sei tu contenta? Ed io, no, Signore, ti voglio sempre.
Sia qualunque la causa, non cedo di restarne per un solo giorno priva di te. Mentre ciò dicevo, Gesù è scomparso ed io mi sono ritornata in me stesso. Possiamo leggere anche il 27 gennaio del 1901 che completa il discorso sulla carità, molto breve. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù per poco si è fatto vedere e non so il perché mi ha detto: Figlia mia, tutto lo stabilimento della fede cattolica sta nello stabilimento della carità che unisce i cuori e li fa vivere in me. Poi, gettandosi fra le mie braccia, voleva che io lo ristorassi. Avendolo io fatto per quanto ho potuto, dopo mi ha reso lui a me la pariglia ed è scomparso. Allora, qui, come abbiamo visto, il filo conduttore di questi tre capitoletti, anche se in maniera distinta, è la carità. Nel terzo che abbiamo appena letto, Gesù accentua, come dire, oltre alla dimensione verticale della carità, anche quella orizzontale, quindi spiega come la carità è vincolo di unione tra i cuori e comunque produce come effetto, quando è autentica, quello di far vivere le persone in lui. Nel primo capitoletto spiega i gradi della carità intesa come vicinanza e unione con Gesù, perché la carità, ecco, noi siamo sempre portati a guardare subito la dimensione orizzontale di questa virtù teologale, ma dobbiamo sempre ricordare che la carità ha anzitutto una dimensione verticale, perché i precetti della carità, ci insegna il Catechismo, sono due: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Questo è il catechismo antichissimo, insomma, no? Noi passiamo facilmente al secondo grande comandamento, attenzione, perché il comandamento grande è però il comandamento grande che è dipendente ed è frutto diretto del primo. Sono due dimensioni, come dire, inscindibili l'uno dall'altra. San Giovanni stesso dice: attenzione che non puoi amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. Però è anche vero che non è possibile amare il prossimo, specialmente quando si tratta di un amore completamente gratuito, come quello che perdona le offese o che ama il nemico, se non c'è l'amore di Dio, cioè se non lo si fa per amore di Dio. Quindi è un'unica virtù che ovviamente quando è presente non comporta nessun tipo, come dire, di attrito o di separazione tra la dimensione verticale e quella orizzontale. Non esiste. Detto questo, andiamo ad approfondire un po', perché il primo capitoletto ci ricorda anche un po' la condizione, da un lato molto bella, dall'altro molto dolorosa, delle anime del purgatorio. Qui Gesù ci dà una bella notizia: che le anime purganti sono quelle a lui più vicino, e lo spiega perché. Ecco, per due motivi. Primo, perché sono confermate in grazia, cioè non possono più perdere la grazia di Dio, a differenza di noi comuni mortali, che purtroppo possiamo perderla in ogni istante. E secondo, non c'è nessuna opposizione tra la mia volontà e la loro, perché le anime purganti soffrono infinitamente, ma vogliono soffrire perché sanno che quella sofferenza è dovuta dalla divina volontà, che non ha altro mezzo per ammetterle a sé che farle passare attraverso le sofferenze purificatrici. Non sono, vivono continuamente in me e mi amano ardentemente. Ecco la carità delle anime purganti, no? Le anime purganti si sono innamorate di Gesù. Questo è inevitabile, perché nel giudizio particolare, se si arriva al giudizio particolare, come dire, da anima salvata, quindi non da nemico di Dio e da anima dannata, immediatamente quel poco che si vede
di Dio non si ha ancora la visione beatifica nel giudizio particolare, basta a far perdere la testa, se vogliamo utilizzare un vocabolario da divina volontà, basta far innamorare perdutamente, cioè, ma proprio perdutamente. E per cui da quel momento in poi, ogni istante di lontananza dall'amato, che noi qui non ci rendiamo conto, no? Di tante cose, a meno che non siamo Luisa 2, no? E qui gli uomini non si rendono conto di quanto è amabile, di quanto è bello stare con Gesù. E quindi non ci pensano, fanno una vita lontana da Dio e non pensano che stiano perdendo qualcosa, questo lo so, tutti quanti pensano questo qui, no? E non hanno nemmeno la più lontana immagine di quello che si perdono stando lontano dal Signore. E prima di gustare e vedere in questo mondo quanto è buono il Signore, come dice lo splendido Salmo, c'è bisogno di un cammino da percorrere, no? Perché anche il cammino dell'orazione è un cammino graduale, no? Così come quello di conversione. Certo, quando il Signore si manifesta, ci dà dei lampi, ci dà dei barlumi, ci fa conoscere qualche cosa, perché altrimenti nessuno si sentirebbe attratto verso di Lui, no? Però non sono esperienze tali da farti proprio perdere la testa, anche se possono essere molto molto forti, no? Si perde la testa quando si comincia a conoscerlo bene il Signore, per quanto è possibile, tra l'altro, in questa vita mortale, no? E chi l'ha conosciuto molto bene, per rapporti anche personali e diretti come Luisa, abbiamo visto, insomma, come reagisce, no? Che Gesù gli dice: guarda, facciamo così, dice: no, 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 non voglio manco sapere niente, no, io non voglio che passi neanche una giornata senza che ti vedo. E chiaramente Gesù si sarà fatto un sorriso dinanzi a quella cosa, non ha certamente, come dire, biasimato questo tipo di comportamento, perché è così. Ecco, se uno conosce il Signore, è evidente che non può voler stare lontano da Lui. Se lo fa con una fatica enorme, con un sacrificio enorme, non in maniera molto dissimile da come lo vivono le anime purganti, però le anime purganti purtroppo non hanno scelta, non c'è altra possibilità. Ecco, e gran parte della loro purificazione, insegnano i maestri spirituali, i dottori della Chiesa, è proprio data da questa lontananza da Dio, che per loro, a differenza che per noi comuni mortali, è vissuta come una tragedia. Ecco, se noi stessimo notte e giorno a piangere perché stiamo privi di Gesù, ecco, capiremmo qualche cosa molto molto alla lontana di quello che vivono le anime purganti. Però questo, capite, ci fa anche comprendere un'anima che vive sulla terra vivrebbe molto vicino a Gesù se ci fosse un transfert, no? Un trasporto di queste stesse disposizioni alla vita terrena. Essere confermati dalla grazia non dipende da noi, però è un dono che il Signore ha fatto ad alcune anime. Ricordo, per esempio, se non ricordo male, Santa Faustina Kowalska, ricevette il dono della confermazione in grazia, Santa Margherita Maria, Santa Veronica Giuliani, se non ricordo male, tra le mie varie letture, no? E ricevettero questo dono, e tra l'altro il Signore glielo fece anche conoscere, che è un dono straordinario, perché il canone tridentino ci ricorda che nessuno di noi può, primo, essere certo di stare in grazia di Dio, certo, con certezza assoluta. Certo, se mi sono confessato, ho fatto la confessione generale, mi confesso spesso, cerco di stare lontano dal peccato mortale, noi lo speriamo e lo presumiamo di stare in grazia di Dio, no? Quindi non è che ci facciamo venire l'angoscia o il tormento, mamma mia, se non sto in grazia, cioè, non potendolo sapere con certezza, come dire, lo confidiamo, mettendo in atto gli strumenti ordinari con cui la vita della grazia si custodisce, si accresce, si preserva o si recupera, che sono la confessione, l'Eucaristia, la preghiera, le opere buone, il distacco dal peccato, eccetera, eccetera, no? Però non possiamo esserne sicuri al 100%, né tantomeno possiamo essere sicuri di perseverare fino alla fine nella grazia. Si ricorda sempre il celebre caso di Santa Giovanna d'Arco, che passò i guai purtroppo con gli uomini di chiesa, permessi dalla divina volontà, ovviamente. A un certo punto, per accusarla di eresia, gli chiesero: tu stai in grazia di Dio? Questa è la classica domanda, che tipo quelle che facevano Gesù nel Vangelo, no? Il battesimo di Giovanni veniva da Dio e dagli uomini.
Questa domanda diretta, se uno risponde direttamente, come risponde? Risponde male. Perché se risponde, non sto in grazia di Dio, dice, allora abbiamo ragione che sei una strega. Sto in grazia di Dio, allora sei eretica, perché nessuno può saperlo con certezza. Quindi sarebbe stata una domanda micidiale. E Santa Giovanna d'Arco, con la stessa sapienza con cui Gesù uscì dalle corde nel Vangelo, diede una risposta spettacolare, no? Se lo sono, Dio mi ci mantenga. Se non lo sono, Dio presto mi ci faccia entrare in stato di grazia. Così ha risposto perfettamente, confermando entrambe le cose che ho appena detto, no? Che nessuno può essere certo di stare in grazia di Dio, quindi se non lo sono, il Signore mi ci faccia entrare, e nessuno può essere certo di starci fino alla fine. Se lo sono, il Signore mi ci confermi e non me la faccia perdere. Ecco, questo è ciò che caratterizza la nostra vita terrena. Quindi la confermazione in grazia non dipende da noi. Che non ci sia nessuna opposizione tra la nostra volontà e quella di Dio, invece qui entriamo in campo anche noi. E certamente con una prima operazione che tutti quanti conosciamo, che è l'operazione ascetica, che è lo sforzo di uniformare la nostra volontà a quella di Dio, e poi c'è lo step seguente però, che è quello di entrare nella volontà di Dio, soprattutto attraverso il mezzo eccellente dell'amore. Ed ecco che vivere continuamente in Gesù è un obiettivo a cui possiamo tendere. E mettendoci tutta quanta l'attenzione possibile. Ecco, amare ardentemente Gesù è qualcosa che dobbiamo scegliere e poi fare in modo di coltivare in tutti i modi possibili. Sappiamo che la vita nella Divina Volontà ci dà degli strumenti ulteriori, oltre a quelli comuni, per esempio i giri nel Fiat Creante, nel Fiat Redimente, con l'ora della Passione, nel Fiat Santificante, abbiamo gli atti di fusione con la Divina Volontà, gli atti attuali, l'atto preventivo, ci sono tante cose che possiamo e dobbiamo porre in campo per raggiungere questo obiettivo. Ed infatti così arriviamo alla seconda carità più accettevole a Gesù, no? Quella di coloro che, sebbene vivono in questa terra, si avvicinano alle anime purganti. Cioè mi amano, vedete le cose che possiamo fare da noi, non scrive sono confermate in grazia, fanno sempre la mia volontà, si interessano delle cose mie come se fossero proprie. Attenzione alle cose che possiamo fare da noi, ben inteso e molto ben inteso, con l'aiuto suo e della sua grazia, perché da noi stessi non possiamo fare nulla. Ecco, ora se questi tali si trovano oppressi, bisognosi, in stato di sofferenze ed una si occupa a sollevare ed aiutarli, al mio cuore questa carità riesce più gradita che se si facesse ad altri. Chiaramente poi Gesù afferma che è molto gradita a lui, insieme a queste cose, anche la carità di chi si occupa a riunire i peccatori alle sue membra, e così come aveva affermato che molto gradita era la carità di chi si interessa alle anime purganti. Noi sappiamo che la carità verso il prossimo, la più alta forma di carità verso il prossimo, è proprio quella che cerca di convertire i peccatori e sollevare le anime purganti, cose che si fanno in prima battuta con le preghiere e con i sacrifici, possono essere offerti per entrambe queste intenzioni. Per le anime purganti, oltre alle preghiere e sacrifici, le preghiere, i suffragi, le messe, possiamo fare anche le opere buone, però, da offrire le elemosine, per esempio, per le anime purganti. E la stessa cosa vale per la conversione dei peccatori, per i quali dobbiamo pregare, dobbiamo offrire sacrifici e... come Luisa anche stesso spiegava, e Gesù gli spiegava, fare delle opere buone nei loro confronti. D'accordo? Per esempio le opere di misericordia. Visitare un ammalato, cioè l'ammalato è un peccatore lontano da Dio,
Lo si può e sarebbe ottima cosa farlo con l'intenzione che l'ammalato non soltanto beneficiasse del conforto che trae dalla nostra visita, ma fosse capace di vedere dietro la nostra visita appunto un atto di carità che un discepolo di Gesù fa e quindi innamorandosi di questa carità possa in qualche modo tornare a Gesù, no? E quindi le opere buone che noi facciamo dovrebbero sempre avere come fine primario, specie per chi vive lontano dall'amore di Dio, il fatto di essere un ponte, un aiuto perché le persone possano incontrarlo. Attenzione su questo punto, no? Tutte quante le opere di carità che noi compiamo, ricordiamo anche Madre che compiamo e che dobbiamo compiere. Ecco, qui si apre un campo in cui c'è un settore, diciamo così, comune ad alcune opere cosiddette umanitarie, no? Cioè, fatte, come dire, anche da quelli che oggi si chiamano i cosiddetti laici, un bruttissimo termine, insomma, però tanto per spiegarci, no? Cioè, perché il bene è un fatto oggettivo, d'accordo? Però il bene si può fare per pura filantropia, quindi, che è una cosa non cattiva, evidentemente, in se stessa, no? Per carità, oppure mossi dalla carità soprannaturale. Molto spesso le opere che si fanno sono le stesse, cioè io posso costruire un ospedale, d'accordo, perché sono un magnate che ha un sacco di soldi, quell'ospedale si occupa di un, di, non so, di, si specializza nella lotta contro le leucemie, io ho mio fratello che è morto di leucemia e allora in memoria e in onore di mio fratello, ho tutti questi soldi, costruisco questo ospedale perché sia lì fatta bene la prevenzione e la lotta contro la leucemia. È un'opera buona questa qui, ma la motivazione che l'ha mossa era il fatto di aver perso mio fratello, quindi un atto fatto in memoria di mio fratello, e che altre persone non abbiano a soffrire la mia stessa pena di vedere mio fratello morto di leucemia e che quindi i leucemici siano curati. D'accordo? Tutte cose buonissime. Però la stessa cosa la si può fare vedendo nel malato di leucemia, come Gesù ci spiega nel Vangelo, ero malato e siete venuti a visitarmi o a curarmi, e quindi io faccio questa cosa come gesto di misericordia soprannaturale, quindi in obbedienza anzitutto al fatto che Gesù vuole che i malati siano sollevati, e nella speranza che con tutta la competenza e la carità con cui ci si mette al servizio di questi malati e si trovino, come dire, una manifestazione viva di quell'amore con cui Dio stesso li ama, che possa aiutarli alla conversione. Santa Teresa di Calcutta tante volte diceva che loro andavano in mezzo agli ultimi, tra gli ultimi, non per ragioni filantropiche o di semplice compassione umana, che è già tanto, ma perché negli ultimi vedevano Gesù e servendo gli ultimi, credendo al Vangelo, credevano realmente di servire Gesù e speravano, come tante volte poi successe, che attraverso ciò le persone si avvicinassero a Gesù. È chiaro che qui l'ambito può anche essere identico, d'accordo? Ecco perché è sempre importante, sappiamo anche da quello che impariamo nel regno della divina volontà, no? È importante non solo quello che si fa, ma perché si fa e per chi si fa. Ecco, perché un'opera buona fatta con motivazioni umane avrà ricompensa da Dio, attenzione, non c'è nessuna opera buona che non ha ricompensa, neanche se è fatta da un ateo, da un miscredente, da un membro delle altre religioni, questo mettiamocelo bene in testa, eh? Perché il bene merita una ricompensa davanti a Dio. E la ricompensa gliela dà. Però, come spiegava già San Tommaso, qual è la ricompensa che Dio dà a chi fa del bene per motivazioni umane? Sono ricompense temporali. Quindi sono ricompense legate a questo mondo. E quindi la salute, la prosperità, il benessere, la preservazione dalle disgrazie umane, eccetera, eccetera, eccetera. Tante cose buone, ma legate a questo mondo. Invece, quando uno agisce con la carità soprannaturale, quali sono le ricompense che Dio dà? A volte anche queste, d'accordo?
A volte anche queste, perché Gesù lo dice nel Vangelo, chi per amore mio lascia anche le cose materiali riceve 100 volte tanto in grazie e benedizioni, anche materiali in questa vita, però anche nel secolo futuro la vita eterna. Quindi c'è una ricompensa che si riceve da Gesù di tipo soprannaturale. Il secondo paragrafo, come abbiamo visto, mostra l'amore soprannaturale e ardente, insomma, di Luisa. La nuova spiegazione, che ormai la conosciamo benissimo, insomma, del perché delle privazioni di Gesù, e non è utile, insomma, ripetere cose su cui abbiamo già ampiamente meditato. E infine, però, l'ultimo paragrafetto: lo stabilimento della fede cattolica sta nello stabilimento della carità, che unisce i cuori e li fa vivere in me. Ecco, quando la carità è autentica, porta necessariamente, come Gesù insegna nel Vangelo, alla comunione e all'unità. Anzitutto tra i discepoli di Gesù, quindi tra quelli che condividono la carità, e poi si diventa tessitori e costruttori di comunione e di comunione di unità anche al di fuori dei confini, appunto, delle nostre comunità. Ecco perché questa virtù è la regina delle virtù, e una fede senza la carità, come spiega San Paolo nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, e come ci insegna il Catechismo, una fede senza la carità è morta, quindi è semplicemente una conoscenza, tra l'altro neanche molto partecipata e molto viva, di una serie di verità, che però non traducendosi in una vita di amore a Dio e di amore al prossimo, rimangono morte in se stesse. Ecco perché quando siamo mossi, attenzione, da autentica carità, che ricordiamo ci lega anzitutto a Dio e ci porta a fare tutto per Lui e per amore di Lui, anche quello che facciamo per amore del prossimo, la nostra fede ha perfetto compimento e la nostra vita cristiana cammina per i binari che necessariamente la condurranno al porto della salvezza e della vita eterna. O Santa Vergine Divina Maria, questa meditazione cade nel sabato santo, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la tua ardentissima carità con cui hai implorato, pregato e atteso il momento della risurrezione. Hai vissuto nel cuore, nessuno di noi può immaginare lo strazio che potesse significare per te lo stare senza Gesù, in maniera molto molto più intensa di tutte quante le anime purganti. E questa infinita carità è stata anche forse lo strumento che ti ha permesso di mantenere ferma e granitica la tua fede nella risurrezione di Gesù. La tradizione, tantissimi scrittori ci tramandano il fatto che tu sei stata l'unica in quel momento, tra tutti quanti gli abitanti del pianeta Terra, tra tutte le persone che hanno conosciuto Gesù, a conservare integra, ferma e granitica la fede nella risurrezione, nonostante, ecco, la tragedia, anche gli effetti, insomma, devastanti di tutto quello che l'orrore del giovedì e del venerdì santo aveva lasciato nelle anime. Tu non hai dubitato, tu hai perseverato incessantemente nella preghiera, nel chiamare Gesù, e secondo una certa tradizione confermata da tanti scrittori ecclesiastici, col tuo pregare, col tuo chiamarlo, hai anticipato un pochino l'alba della risurrezione, perché Gesù 3 giorni e 3 notti, come aveva detto, sicuramente non c'è stato nel ventre della terra, per cui che sia risorto prima di quanto aveva detto è sicuro. Si può discutere sul perché, ecco, io personalmente non ho nessunissimo dubbio che il perché era proprio l'ardente desiderio del tornare ad abbracciarti e a ricompensare anche la tua granitica fede e la tua sconfinata carità, delle quali ti chiediamo di renderci sempre più e sempre meglio partecipi.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.